maschio. Oddio, dimmi. Che c'è? 10 cagnolini, 10 cuccioli abbandonati a Montione, un boschetto alle porte della città di Arezzo, sono stati recuperati grazie alla segnalazione di un cittadino dall'ENPA e adesso aspettano soltanto di essere adottati. Il mio collega ha ricevuto una chiamata e è intervenuto subito nella zona di Montione. Erano in mezzo a un campo liberi e niente, quindi sono abbastanza docili, quindi il collega non ha avuto grosse problematiche nel ritiro. Quanti sono, secondo voi, che razza sono, in che condizioni di salute erano? Allora, sono meticci, molto probabilmente sì, forse c'è un terrier di tipo bull in mezzo, un molossoide, però non verranno probabilmente taglia molto grossa, ma una media abbondante sì. E quindi cerchiamo persone che sappiano prendersene cura e che capiscano la tipologia di cane. I cani devono aspettare qualche giorno perché eventualmente qualcuno possa reclamarli, anche se è improbabile, una cucciolata di 10 non munita di microchip. Ora noi l'abbiamo sverminati, vaccinati, gli abbiamo messo assieme all'ASL il microchip e ora niente, cerchiamo adozione, anche perché avendo i lavori di ristrutturazione in canile ci manca un'ala intera e quindi ci tocca tenerli per ora in dei box un po' più piccolini e niente, sicché speriamo nel trovare la persona giusta, cosa molto importante, che cerchiamo appunto sempre di avere un colloquio di preaffido e un lavoro dietro a un affido di un cane, proprio perché bisogna cercare di darle alla famiglia giusta e che riesca a gestirli. Come è andata questa estate sul fronte degli abbandoni? Allora, dei cani stabili, non c'è stato numeri esagerati, però con una media costante di tutto l'anno. Invece sui gattini c'è stato, come al solito, tante nascite di gattini e molti sono stati abbandonati e li abbiamo accolti qui in struttura. Questi 10 cagnolini si presume arrivino dal sud Italia, come mai? C'è un'indicazione da questo punto di vista? È un'idea che, come diceva anche il nostro direttore sanitario, il dottor Martini, perché ci sono dei cani che hanno un aspetto molto particolare e che potrebbero essere di lì. Ecco, non abbiamo la certezza, sono stati trovati comunque sia nel territorio aretino, però l'idea probabilmente è che ci può stare. Ci sono tante persone che cercano di aiutare dei cani del sud e quindi a un certo punto però fanno delle adozioni un po' affrettate e spesso ci si ritrova questi cani senza chip nel nostro territorio e a volte è palesemente un cane che sicuramente viene dal sud, anche se trovato nell'ambiente aretino non possiamo avere certezze.